L'amore non scompare mai definitivamente, si annida in qualche piega d'ombra, va in letargo, si inabissa, ma non si disfa. A me è successo di recente. C'era una fotografia in cui io e il mio ragazzo dell'epoca eravamo nel primo cordone di una manifestazione studenti operai a Torino nel 1969. A un fotografo feroce viene in mente la bella idea di rifotografarci 50 anni dopo. Io accetto perché sono una donna spericolata e rivedo il mio ragazzo d'allora, dopo 50 anni. Allora sembrava Tyrone Power, era mezzo siciliano con capelli neri, degli occhi neri stupendi. Mi sono ritrovata a un signore di una certa, pelato, coi baffetti e gli occhi di Tyrone Power dietro gli occhiali, eppure l'ho immediatamente amato. Cioè, mi sono accorta che lo amavo. E come si è sviluppato questo amore? Cercavo di fare dei complimenti carini a sua moglie, sono stata gentilissima con sua figlia, ho scoperto che avevo voglia di farlo star bene, di farlo contento. È così. Quindi l'amore si inabissa, risalta fuori, ma cambia. Magari vuoi solo più il bene della persona, però c'è qualche cosa sotto. Noi siamo stati insieme dai 16 anni ai 23. È stato bello vedere come il tempo lavora e cesella l'identità dell'amore.